Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Oggi recensione di Huawei Ascend P6. P6 è l'ultimo smartphone in ordine cronologico lanciato da Huawei sul mercato italiano, che viene proposto ad un prezzo di 399 euro, ufficiale ovviamente Italia. Un device che si distingue in modo netto da tutta la gamma di smartphone di fascia medio-alta che appartiene al segmento Android e non solo, per un design e una qualità di materiali nettamente superiori alla concorrenza. Da un punto di vista strutturale ci troviamo davanti a un iPhone 5 in stile Android, in chiave Android. La scocca è interamente in alluminio con una fascia laterale che ricorda chiaramente il melafonino, ma che offre un design frontale decisamente molto ben riuscito e con un display molto grande e ben visibile, soprattutto in HD, molto luminoso e con un'ottima risoluzione. Nella parte inferiore, oltre al logo Huawei e ai tasti direttamente sul display come la gamma Nexus, troviamo un primo elemento stilistico che trova questa rotondità tutta nella parte posteriore, che nell'uso quotidiano, noi stiamo utilizzando il telefono da circa 2 settimane piene e dobbiamo dire ci siamo trovati molto bene. Soprattutto nella parte inferiore l'ergonomia è veramente molto buona e il telefono in mano, grazie alla superficie molto stretta in larghezza, si riesce a tenere veramente bene in mano. Nella parte superiore, oltre ai sensori di prossimità e di luminosità, troviamo l'altoparlante e la fotocamera da 5 megapixel, una delle novità hardware che ha portato Huawei sul mercato e al momento non implementata da nessun grande produttore sul mercato europeo. Superiormente jack da 3,5 mm, scusate, da micro USB con ricarica, sincronizzazione e USB host. Parte posteriore fotocamera da 8 megapixel con flash che fa ottime foto e vedremo più tardi la qualità, e tutta lateralmente, come dicevamo inizialmente, la scocca in metallo. Il lato destro offre il connettore micro SD, micro SIM, bilanciere del volume, tasto accensione e spegnimento, mentre dall'altra parte troviamo il jack da 3,5 mm coperto da questo tappo. Già da qui notiamo come Huawei abbia fatto attenzione a tutti gli elementi estetici che contraddistinguono proprio questo device, in quanto il tappino metallico che chiude il jack da 3,5 mm permette di essere utilizzato come una spilletta per aprire vano SIM e vano della memoria. Ovviamente il tappino può essere lasciato a casa, ma se voi non siete soliti usare l'auricolare spesso, potete portarvelo in giro senza paura di perderlo e quindi di aprire il vano di espansione della memoria e della micro SIM senza nessun tipo di problema. Ovviamente il dispositivo è dotato di memoria interna, quindi non soltanto memoria espandibile, ma anche un buon quantitativo di memoria a bordo. Purtroppo in Italia è disponibile soltanto la versione 8 GB, vedremo se Huawei creerà anche una variante da 16 GB, comunque lo spazio disponibile totale è poco meno di 5 GB per l'utente. Ovviamente è possibile ampliarlo con micro SD fino a 32 GB. Altro elemento che contraddistingue Huawei P6 sono i tasti a schermo, come la gamma Nexus, che ci permettono di avere un'ottima interazione con tutta la UI, che è in versione Emotion UI 1.6. Huawei ha realizzato questo dispositivo inserendo l'ultima distribuzione Android Jelly Bean 4.2.2. Considerate che Android 4.3 è uscito neanche da una settimana, dunque impossibile pensare di trovarlo su questo dispositivo, che è uscito naturalmente prima della presentazione di Android 4.3. A livello di caratteristiche tecniche, come vedete anche dalle informazioni a schermo, troviamo un processore quad-core da 1.5 GHz Huawei proprietario, il K3V2, processore ormai molto collaudato, non è nuovissimo, ma Huawei lo utilizza da molto tempo sui propri dispositivi e le prestazioni sono decisamente soddisfacenti. 2 sono i GB di RAM che permettono un'interazione con tutte le applicazioni senza grossi problemi e lo schermo è un'unità HD. Uno schermo che a noi è piaciuto molto, soprattutto per qualità di immagine, scorrevolezza della UI e soprattutto del touchscreen, e una risoluzione che è veramente molto alta. Considerate che adesso siamo contro, come sentite, lo schermo della videocamera, come vedete non c'è nessun tipo di problema nella visualizzazione dei testi e di qualsiasi immagine a schermo. La risoluzione è veramente ottima
unita proprio alla brillantezza e qualità dei colori. Da un punto di vista gestionale, notiamo subito il widget proprietario di Huawei, che permette di modificare eventuali parti del widget per avere una schermata home completamente customizzabile. Noi possiamo inserire il meteo, la musica, i contatti, le foto, ma possiamo anche eliminare eventuali parti e aggiungere altri widget in formati diversi. Per esempio possiamo mettere un orologio più piccolo, un meteo più piccolo o magari più contatti, quindi invece di avere il lettore musicale 4 contatti, oppure invece di avere le foto potremmo per esempio inserire un lettore musicale più ampio. Una caratteristica dell'Emotion UI 1.6 è che il launcher non ha un menu applicazioni, dunque le applicazioni si trovano esattamente nella schermata home, un po' come iPhone, un po' come il sistema MIUI. Da questo punto di vista la personalizzazione Huawei è abbastanza simile proprio alla MIUI ROM, famosa appunto nel panorama delle custom ROM. Molto interessante è poi la personalizzazione che Huawei ha creato in questo dispositivo. Oltre alle classiche impostazioni, troviamo una sezione temi veramente molto ampia che non solo ci permette di differenziare completamente la nostra home con icone, immagini, suonerie e quant'altro a livello proprio visivo, ma è possibile poi andare a personalizzare il tema e quindi a creare un set di impostazioni e di opzioni assolutamente personale. È possibile poi andare a scaricare altri temi semplicemente online. Oltre alla personalizzazione dei temi troviamo un'ottima interfaccia per la gestione dei profili. Anche in questo caso sono 4 i profili principali, ma ogni profilo può essere editato oppure può essere creato un nuovo profilo con estrema semplicità. Entrando in un profilo avremo tutte le varie opzioni per quanto riguarda la gestione generale del telefono, che non va a interagire soltanto con l'audio come un profilo uno può pensare, ma anche con luminosità, connessione ai dati, wifi, connettività, sincronizzazione e ovviamente la possibilità di andare a rimpostare un profilo precaricato in modo default. Molto interessante è anche la possibilità di gestire i nostri file in maniera decisamente molto facile e veloce con il supporto OTG, quindi USB host. Completa anche la parte di gestione, dove abbiamo la possibilità di utilizzare accedere alla memoria micro SD, ma anche di utilizzare un software di backup molto potente. Su Huawei Ascend P6 Huawei ha integrato una serie di servizi cloud e non che veramente permettono di sincronizzare e backupare tutta la nostra tutte le nostre immagini, file, documenti, contatti e quant'altro. In questo caso il backup, ma noi abbiamo anche la possibilità per esempio di utilizzare Bitcasa. Bitcasa è un software che garantisce 20 GB di spazio che è stato creato proprio in collaborazione con Huawei e quindi anche qui ulteriore spazio cloud gratuito. Cloud Sync a sua volta ci permette di sincronizzare e scegliere cosa sincronizzare con il cloud di Huawei, dunque contatti, messaggi, registro chiamate, trova telefono, che è una delle funzioni che arriveranno di default da Google prossimamente, ma in questo caso Google ancora non ha inserito niente e quindi Huawei riesce a creare un software per ricercare il telefono in caso di perdita. Ovviamente non manca anche una gestione importante della sicurezza. Qui Huawei ha lavorato molto bene anticipando un po' Android 4.3, come abbiamo visto in alcune news, creando una sezione dove è possibile gestire l'autorizzazione, ovvero se noi andiamo per esempio a vedere tutti i programmi che vanno a utilizzare i messaggi in push, noi avremo l'elenco di tutte le applicazioni che vanno a utilizzare questo servizio, con la possibilità di attivare o disattivare questa funzionalità e questo accesso, in questo caso alle notifiche push. In questo caso abbiamo anche l'autorizzazione di rete e come vedete sono veramente tante le applicazioni che permettono di accedere alla rete o che hanno necessità di accedere alla rete. Di nuovo qui è possibile non soltanto selezionare se attivare la rete, se dare l'accesso alla rete soltanto in 3G Wi-Fi, ma anche completamente disabilitare l'accesso
di tutto in un unico tap, di tutte le applicazioni in 3G o in Wi-Fi. Questa è veramente una funzione molto molto comoda che abbiamo apprezzato molto, soprattutto è fatta molto bene, e inoltre abbiamo anche la possibilità di andare a limitare i dati in background e quindi gestire servizi in maniera diversa a seconda per esempio del nostro piano tariffario, e che apprezziamo anche unito alla gestione dei consumi. Lo diciamo unito perché, come sapete, Android, avendo una grande bisogno di dati, di connessione internet, disabilitando i dati e andando a gestire poi i vari profili per quanto riguarda l'autonomia, si riesce a garantire un risparmio energetico veramente sostanzioso. A seconda di come lo usate potrete arrivare anche a fare 2 giorni con questo Huawei Ascend P6. Noi una giornata intera la copriamo difficilmente, ma il nostro utilizzo è veramente molto molto massiccio. Nella parte strumenti poi troviamo tutte le varie software accessori, c'è anche la torcia, la possibilità di creare dei file video, quindi di andare a modificare video, troviamo un semplicissimo software note molto immediato, molto semplice, senza particolari fronzoli. Inoltre troviamo anche la possibilità di utilizzare la radio FM. Il resto di LNA sono abbastanza cose abbastanza comuni. Suite Google, che è già presente di default in questa cartella, come vedete queste sono tutte cartelle già create. Ne abbiamo anche inserito una serie di widget che sono carini, ben configurati insieme alla personalizzazione della home. Considerate che quando cambiate tema automaticamente cambierà la skin del widget. Quando andremo a tappare sul display avremo poi la possibilità, oltre di cambiare lo sfondo e inserire i widget, potremo andare a visualizzare le miniature, ovvero le home del telefono, che sono visualizzabili anche con un pinch to zoom e sono ovviamente possono essere aggiunte o eliminate facilmente. Inoltre, sempre con il tap sulla home, ora troviamo lo spazio vuoto, è possibile andare a modificare gli effetti di transizione, ce ne sono veramente tanti. Per esempio noi possiamo prendere gira e, come vedete, in questo caso un'altra transizione diversa. Oltre a questo, ovviamente Huawei con i 2 GB di RAM ci permette di avere praticamente tutto aperto senza particolari problemi. Noi abbiamo qua 1 giga e 2 di memoria, di cui 530 MB utilizzati e gli altri appunto 1 giga e 2 liberi. Con il tasto cancella è possibile cancellare tutte le applicazioni. Andiamo adesso a vedere come si muove anche internet. Tastiera che funziona piuttosto bene, non abbiamo trovato nessun problema, e tastiera che ha la possibilità di utilizzare i numeri in prima funzione, diciamo primo e mezzo, in quanto noi possiamo scrivere un numero semplicemente facendo uno swipe verso il basso, come vedete, in modo molto semplice. Invece di tenere premuto per lungo tempo, possiamo fare uno swipe in basso e premere una sola volta, e come vedete viene il 5, il 6, l'8 in maniera estremamente semplice. Una cosa molto carina e sicuramente un'opzione che speriamo di rivedere magari copiata da altri software. Internet, come dicevamo, si muove bene, nonostante il processore non sia proprio un processore nuovissimo, la gestione delle pagine è molto buona, lo scroll ottimo, non ci sono particolari problemi nel pinch to zoom. Qui torniamo un attimo col telefono in mano perché abbiamo sennò qualche problema. Come vedete non ci sono grossi problemi, non è ovviamente il telefono più veloce che abbiamo provato nel pinch to zoom, d'altra parte non ha un processore paragonabile neanche allo Snapdragon S4 Pro. Lo Snapdragon S4 Pro è infatti un processore più potente di questo Huawei K3 V2, dunque S600 e S800, che sono successivi all'S4 Pro, chiaramente non possono avere paragoni con questo hardware. Per il resto comunque una buona navigazione, e come diciamo inizialmente il display ha un'ottima leggibilità, e come vedete si riescono a leggere tranquillamente, qui scusate abbiamo cliccato, i contenuti senza perdita di nessun tipo di visualizzazione e di pixel. Usciamo, andiamo a vedere anche un attimo la parte gaming che funziona bene. Qui abbiamo l'ultimo titolo, Riptide GT2, un titolo appunto uscito proprio recentemente, che sfrutta appieno la grafica. In questo caso noi abbiamo impostato la grafica al massimo per sfruttare il più possibile l'accelerazione hardware del dispositivo.
Come vedete, con grafica al massimo, il frame rate non è altissimo, è sicuramente inferiore per esempio a S4, HTC One e altri dispositivi che abbiamo provato sempre con questo gioco, ma andando chiaramente all'interno delle impostazioni e gestendo la parte grafica in maniera un pochino meno avanzata, il frame rate aumenterà in maniera sensibile. Come vedete già da subito la partenza, il frame rate è aumentato in maniera evidente, molto molto visibile, e qui subito siamo su prestazioni ottime. Il gioco ha una giocabilità assolutamente migliore, e vediamo anche lo stesso salto con lo stesso, come vedete, trick, la velocità è nettamente superiore. Dunque nessun problema anche con titoli particolarmente recenti, basta impostare una grafica non troppo elaborata ma senza perdere reali problemi, frame e reali particolari del gioco. Un dispositivo che quindi a noi è piaciuto molto, è un device da prendere chiaramente come un dispositivo di fascia media, non è paragonabile a un top gamma del momento, ma è un device che per qualità, dimensioni, hardware e soprattutto design e materiali a noi ha convinto molto. Unica nota negativa che possiamo dire, e che può essere abbastanza evidente dopo un po' di utilizzo intenso, è che lo spessore da 6.2 mm del dispositivo è sì sottilissimo, ma impedisce forse in parte una dissipazione del calore importante. Il dispositivo, ad esempio, dopo questi 20 minuti circa di video, nella parte posteriore e soprattutto in questa parte laterale risulta abbastanza caldo. La temperatura ovviamente scende non appena smettiamo di utilizzare in maniera intensa il device, però il discorso calore è un discorso abbastanza evidente e importante, e si sente anche nell'utilizzo quotidiano con un po' appunto di funzioni attive. In chiusura notiamo come Huawei abbia integrato nella confezione anche una coverina trasparente in silicone, molto carina, molto comoda. In questo caso con la cover l'effetto calore si sente molto meno, perché in mano avremo una superficie che ci distanzia proprio dalla scocca in plastica. Avevamo parlato inizialmente anche della fotocamera da 8 megapixel con flash. È una fotocamera che a noi ha convinto abbastanza, considerando i megapixel e comunque lo spessore molto sottile del telefono, 6.2 mm, la fotocamera ha una buona resa. Da un punto di vista delle impostazioni non ci sono tantissime opzioni, abbiamo una serie di filtri per quanto riguarda l'immagine nella parte delle impostazioni troviamo l'HDR, panoramica, single, scatto intelligente che ci permette di avere una funzione di autolivellamento del colore, della saturazione in base alla scena, bellezza, e nelle impostazioni troviamo anche alcune opzioni per il tracking oggetto, immagini, tag GPS, dimensioni delle foto e ancora la possibilità di gestire un timer di scatto oppure il salvataggio sulla memoria esterna. La qualità fotografica, comunque dicevamo, è piuttosto buona. Qui facciamo giusto una prova di scatto al volo, cerchiamo di metterci in una posizione un pochino migliore. L'unica nota che possiamo fare è che questa è una foto in HDR, dunque una foto fatta a un oggetto fermo che è venuta bene, non abbiamo nulla da ridire, ma come vedete in queste foto qui, questa serie di foto in cui l'oggetto è in movimento, l'oggetto è ovviamente il nostro cane, con l'oggetto in movimento non si riesce ad avere un fuoco particolarmente interessante. Apriamo anche la galleria, come vedete è molto rapido, non si riesce a mettere a fuoco l'oggetto, ma nel momento in cui il nostro soggetto rimane fermo la qualità fotografica è decisamente buona. Poi trovate queste prove di scatto all'interno del blog. Immagini di fiori per esempio, non abbiamo nessun problema di dettaglio, ottimo fuoco, ottima messa a fuoco. Qui abbiamo anche una piantina di basilico, nessun problema, salvia anche in questo caso, ottimi dettagli. La galleria a sua volta si presenta ben strutturata con gli album, una timeline temporale con i mesi agosto, aprile, febbraio eccetera eccetera, dove quando appunto abbiamo scattato, ho caricato le foto,
i luoghi, quindi in base al geotag è possibile andare a visualizzare le foto nei luoghi e le persone con il tag nominale proprio per le persone. Con Huawei Ascend P6 è tutto. Se dovessimo dare un voto al telefono, sicuramente per la fascia di prezzo, caratteristiche, hardware e soprattutto materiale design, non possiamo che dare un 8,5 al telefono. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da Niccolo.